amici di Udinese TV e bentrovati a tutti i gamers di eSports Arena. Una puntata speciale quella di oggi, perché insieme a noi ci saranno grandi protagonisti. Protagonisti non solo nel nostro appuntamento insieme, ma anche e soprattutto in questa incredibile avventura chiamata Serie A Team, che abbiamo seguito insieme e che ormai da qualche settimana è giunta al termine. Una cavalcata iniziata dal loser bracket e conclusasi con un trofeo in più in bacheca. Questo è il percorso di Danilo, Dani Pitbull Pinto, player in forza al Benevento, neo vincitore della Serie A su FIFA, che nella giornata dedicata alle Final Eight è stato semplicemente perfetto. Dani Pitbull si è fatto strada nel loser bracket battendo nell'ordine il Milan di Diego Clash Cresi Campagnani, la Fiorentina di Giovanni Giovi 69 Salvaggio, l'Udinese di Riccardo Dastardly 27 Nordio e il Cagliari di Francesco Ovrun 2002 Tagliaferro. Trovando in finale un Genoa che puntava anche sull'arma dell'entusiasmo dopo che già Rosario Accurso aveva portato a casa lo scudetto vincendo la Serie A su PES. Curioso pensare come il Benevento sia retrocesso quest'anno nel calcio reale e come invece conquisti un primo importante titolo nel calcio virtuale. Curioso pensare come il Genoa abbia vinto il primo importante campionato virtuale della massima serie e come lo stesso club nel 1898 abbia conquistato il primo scudetto della Serie A. Eh sì, perché a vincere la Serie A Team eFootball PES 2021 è stato proprio il Genoa eSports, che ha trionfato con Rosario NPK 02 Accurso e che in finale ha battuto il Bologna eSports guidato da Patrizio Poliandri, ospite di eSports Arena nella scorsa puntata. Una sfida vincente in cui Iron Pat ha dato filo da torcere a NPK 02, che però non si è lasciato scappare la vittoria con un gol decisivo di Scamacca dopo tre partite. Sono con noi i vincitori della Serie A Team eFootball PES e FIFA, Rosario NPK 02 Accurso, player del Genoa eSports, e Danilo Dani Pitbull Pinto, player del Benevento. Ragazzi, allora, come state? Un piacere di avervi con noi da vincitori. Rosario, tutto bene? Sì, molto bene, sono ancora emozionato per la vittoria e ringrazio voi per avermi invitato alla trasmissione. Eh beh, era doveroso. Danilo, tu come stai? Tutto molto bene, ancora emozionante come dice bene Rosario, anche perché dura per giorni questa emozione. Ringrazio a voi per questa intervista, è un onore avervi qui con voi. E allora, ragazzi, appunto, una grande emozione, per cui ce la dovete raccontare. Com'è stata l'emozione di essere i vincitori della prima storica edizione della Serie A? Parto da Rosario, parlando in generale del Genoa, perché poteva fare davvero un plan con se solo Gabri, appunto, non avesse incontrato sul suo percorso Danilo. Sì, il Genoa ha rischiato di fare il doblete, è stato bravissimo Gabri ad arrivare in finale, sfortuna per lui ha incontrato sul suo cammino un campione come Danilo e quindi si è dovuto fermare al secondo posto, però onore a lui e a Danilo. Senti, ma Rosario, ma la tua emozione di arrivare fino alla fine e soprattutto poi di alzare la coppa, ce la vuoi raccontare? È stata un'emozione indescrivibile, poi avere mio fratello a fianco ha reso tutto speciale, perché con lui abbiamo condiviso allenamenti, abbiamo condiviso tutto il percorso che poi è stato fatto lì, e è stata un'emozione unica. Senti Danilo, invece, quando noi ci siamo sentiti nella scorsa intervista eri così preoccupato, così timoroso, e poi ci hai lasciato tutti a bocca aperta. Se ti ricordi bene, avevo predictato il buon Gabri come vincitore. Diciamo che ho sempre giocato anche a casa in settimana con Gabri e ci ho sempre perso. Comunque ringrazio Rosario per i complimenti. Poi arrivare lì con lui in finale, ho detto Dani, resettiamo tutto quello che abbiamo giocato in queste settimane contro di lui, sperando di fare la partita perfetta. Così è stato, veramente è stato un torneo magnifico, per come siamo arrivati io e Gabri penso che meritavamo entrambi la vittoria,
poi purtroppo si vince, vince soltanto uno, quindi complimenti a lui, è veramente un'emozione indescrivibile questa in Serie A. Ragazzi, ma qual è stata la partita più difficile nel percorso di ciascuno? Rosario, iniziamo da te. La mia partita più difficile sia dal punto di vista tecnico che emotivo non può che essere la partita contro Coach Caldano, con cui abbiamo condiviso la fantastica esperienza della vittoria dell'Europeo con la nazionale italiana. È stata difficile sia dal punto emotivo, come spiegavo, perché ormai siamo diventati dei fratelli, e dal punto di vista tecnico, perché Coach Caldano è tra i top in Italia, nonché nel mondo. Mentre per te, Dani? Io penso che siano state tutte partite abbastanza difficili, come ho già detto in passato. Stavo nel loser bracket, quindi erano tutti best of one. Non potevo sbagliare manco una partita, quindi sono stato bravo e lucido a risolverla, diciamo, nei primi minuti la partita, e poi affrontarla tutti in maniera tranquilla, quindi sembravo quasi apatico quando giocavo, quindi veramente sono veramente felice per il contento che ho fatto. Se devo decretare, diciamo, la partita che è più difficile, è stata contro Giovi, quando mi ha segnato al 90esimo, quindi diciamo che sotto dal punto di vista mentale ho sofferto un po' il gol al 90esimo, quindi l'inerzia era tutta dalla sua parte. Poi per fortuna è andata tutto bene, dai. Ma c'è una partita o addirittura un momento in cui avete capito che ce l'avreste fatta, che avreste vinto il torneo? Perché insomma la vita in generale, le competizioni come queste in particolare, poi sono fatte di istanti, da cogliere al volo. E il mio momento è stato il ribaltone contro proprio il player dell'Udinese. Quando sono riuscito a ribaltare quella partita ho iniziato a pensare che il torneo l'avrei potuto vincere, perché è stata una partita durissima e a pochi minuti dalla fine ero quasi fuori dalla Final Eight, e ribaltandola quella ho iniziato a pensare che avrei potuto portare a casa il titolo. Dani? Diciamo che non ho mai pensato a una partita che mi portasse alla vittoria, però se devo decretare una partita alla quale mi ha cambiato personalmente e anche a livello mentale, dico la partita contro Dave, il giocatore del Verona, quei 10 minuti dove ho ribaltato 3 gol e siamo andati ai supplementari e ho vinto al 120esimo. Diciamo che quella è stata la partita dove ha cambiato più me stesso, che poi il percorso sia andato tutto bene. Allora, una curiosità esclusivamente per Danilo: ritieni corretto che il premio MVP sia andato ad Astarli? Assolutamente sì, anche perché ha fatto un torneo veramente clamoroso, nessuno si sarebbe aspettato questo gran torneo, e si è dovuto, diciamo, abbassare soltanto i due finalisti, quindi se non ci fossimo stati io e Gabri, penso che sarebbe stato uno dei finalisti. Beh, ragazzi, a questo punto, dopo questa vittoria, non vi resta che chiedervi quali sono i programmi per il futuro. Nel tuo caso, Danilo, so che oltre ad esserti guadagnato la vittoria, ti sei anche guadagnato un passo europeo. Assolutamente, infatti abbiamo questo mese ancora da lavorare per arrivare ancora più al top per i playoff. Ce la metterò tutta per fare del mio meglio. Come ho sempre detto, non penso molto al futuro, penso giorno dopo giorno, non mi costruisco niente, diciamo, da pensare in grande. Vivo così la giornata e vediamo come andrà. Rosario, quali sono invece i tuoi programmi? Sicuramente ora godermi la vittoria e quindi riposarmi un po' e poi prepararmi per il nuovo capitolo e poi chissà, forse una nuova avventura. Beh, sei stato molto vago, non ci vuoi svelare nulla, ma ci puoi svelare almeno se nella prossima stagione vestirete sempre gli stessi colori? Purtroppo non si può dire, abbiamo ancora un contratto, poi quando sarà scaduto valuteremo tutte le opzioni.
Quindi nessuno ci vuole dire niente, neanche tu Danilo. Diciamo che il Benevento è andato in Serie B, quindi qualora dovessi partecipare dovrei per forza cambiare casacca, quindi vediamo. È vero, è vero. Nel tuo caso la situazione è un po' diversa, quindi non indago più di così. Ragazzi, allora io vi ringrazio tanto per essere stati con noi, per esservi collegati, per parlare del vostro grande successo in questa prima Serie A Team, e in bocca al lupo per tutti i progetti che avrete in futuro. Speriamo di risentirci presto per parlare ancora tanto di eSports. Grazie mille a Daniele Pinto, grazie mille a Rosario Accurso. Grazie a voi. Questi vincitori delle due competizioni della prima Serie A Team, ma in realtà c'è ancora un vincitore che indossa i colori bianconeri. Quarto posto per l'Udinese eSports e Riccardo Nordio, premiato come migliore atleta del torneo. Ma ricapitoliamo il percorso di Dastardly, 27 nelle Final 8 di FIFA. La prima partita è stata contro il Genoa eSports, che ha decretato come vincitore il pro player dei Grifoni, Gabri. A causa della sconfitta, Dastardly 27 ha proseguito il suo cammino nel loser bracket, dove ha incontrato e battuto il Crotone eSports e successivamente è stato battuto ed eliminato dal Benevento eSports del pro player Danny Pitbull. Un percorso lungo ed entusiasmante che auspica tutti i buoni propositi per la prossima stagione. E allora è con noi l'MVP del torneo, Dastardly 27. Ciao Ricky, come stai? Ciao, ciao Alice, grazie per l'invito. Tutto bene, grazie, sì. Felice. E beh, direi che sei felice. Insomma, è arrivato un ottimo quarto posto, ma per di più non è arrivata la vittoria, no? Ma insomma, abbiamo comunque conquistato un bel risultato. MVP del torneo, te l'aspettavi? Allora, sinceramente, se me l'avessi chiesto a inizio anno, no, per niente. E infatti sono stato meravigliato, infatti devo ringraziare moltissimo tutti quelli che mi hanno votato. Per me è una vittoria, perché comunque appunto sono partito senza aspettative a inizio anno e trovarmi in top 4 con l'MVP del torneo, tanta roba, quindi veramente sono felicissimo, sì. Senti, ma nonostante la felicità, c'è qualche rimpianto, c'è qualcosa che ti è rimasta un po' lì, no? Qualche rammarico? Potevi riuscire ad arrivare alla finale secondo te? Allora, sinceramente qualche rimpianto sì, anche pensandoci il giorno dopo e riguardando le partite, soprattutto quella contro Danny Pitbull, l'ultima partita che ho fatto, che ho perso. E forse sì, perché secondo me è stata la mia miglior partita. È stata decisa da due episodi, da due giocate che potevo evitare. E quindi sì, un po' di rimpianti ci sono, però dai, sono soddisfatto lo stesso. Senti, adesso a maggior ragione con la conquista di questo titolo, possiamo dire che sei un player conosciuto a tutti gli effetti. Pensi che la tua vita come player cambierà dopo questa esperienza? Può essere, sì, nel senso che magari adesso ci sono più aspettative rispetto magari all'anno scorso, che ero il nuovo arrivato, quindi ora... Magari comunque giocando anche contro gli altri, contro i miei avversari, no, non mi sottovaluteranno sicuramente, sanno del percorso che ho fatto, quindi sarà più impegnativo, sarà impegnativo confermarsi e sinceramente spero anche di fare ancora di più di quello che ho fatto quest'anno. C'è una struttura maggiore quindi come giocatore, ma quali sono le aspettative di cui parli? Le aspettative magari comunque entrare a fare tutte le competizioni che ci sono all'interno dell'anno, insomma, perché quest'anno causa lavoro mi sono un po' limitato a far solo, tra virgolette, la Serie A. E quindi magari parteciperò anche alle qualifiche per l'Europeo, per il Mondiale, e
cercando di fare il più possibile, di arrivare più in fondo possibile e magari chissà anche arrivare ancora più in fondo alla Serie A, chissà, vedremo. Chissà, vedremo, però io credo che questa esperienza, questo successo ti porti a riconsiderare il fatto, a prendere più seriamente il fatto che effettivamente questa potrà essere la tua carriera futura, no? Quindi sostanzialmente virare un po' quello che sarà il tuo futuro professionale nel mondo degli esports. Certo, certo, il mio obiettivo comunque è quello da sempre, nel senso fare come professione il pro player. In Italia ci stiamo arrivando, siamo un po' indietro magari rispetto agli altri paesi, però abbiamo fatto passi da gigante e ho visto dei cambiamenti enormi anche rispetto all'anno scorso, a 2 anni fa, e questo mondo si sta proprio espandendo, si sta espandendo veramente tanto, quindi speriamo, anche perché comunque ho 24 anni e secondo me non ho ancora tantissimo tempo da fare ad alti livelli, quindi darò tutto questi anni e speriamo che magari diventi un lavoro. Come sei negativo, sei giovanissimo, quindi hai ancora un sacco di anni davanti per riuscire a raggiungere i tuoi obiettivi, ma quella maglia che indossi la indosserai anche la prossima stagione? Spero di sì, il mio obiettivo è questo e il mio contratto scade tra poco, quindi dovrò trovarmi con la società, parlare un po' del futuro e speriamo di trovare un accordo e che vada bene ad entrambi, e anche perché mi sono trovato benissimo con tutti i membri dell'Udinese e soprattutto con Italo Zangrando, che tengo veramente a ringraziare per tutto il lavoro che ha fatto, e Marco Ferraro, anche lui veramente importante per la mia crescita, e il coach David e anche il mental coach, che si menziona poco ma è servito tantissimo, Federico, e speriamo di continuare, sì. Eh sì, siete veramente un bel team, a partire dai player, ma ovviamente per arrivare a tutto lo staff. E allora Riccardo, non mi resta che farti ancora i miei complimenti per i risultati raggiunti in questa Serie A Team, e speriamo che il futuro ci riservi ancora tante soddisfazioni, ovviamente in bianconero. Speriamo, grazie mille Alice, grazie. Grazie Riccardo, a presto! Come vi avevamo anticipato all'inizio, questa sarebbe stata una super puntata e così è stato. Ma eSports Arena non vuole ancora lasciarvi soli il venerdì pomeriggio, nonostante l'estate sia alle porte. Quindi ci vediamo venerdì prossimo alle 18:30, come sempre, su Udinese TV.